Buonasera, benvenuti in Curia Iulia al Parco Archeologico del Colosseo per Dialoghi in Curia. Questa sera avremmo dovuto avere qui con noi la professoressa Renata Picone, ma purtroppo un contrattempo, nel senso che il treno Freccia Rossa in panne ha impedito l'arrivo in tempo della professoressa qui a Roma, per cui abbiamo pensato ad un collegamento. Quindi la conferenza ci sarà ugualmente con la professoressa in remoto dall'Università di Napoli Federico II. Quindi questa sera abbiamo il restauro come cura da John Ruskin a Giacomo Boni. Abbiamo voluto organizzare proprio durante una visita della professoressa Picone qui a Roma la mostra dedicata a Giacomo Boni, che come sapete è qui al parco dal 15 dicembre 2021 e annuncio sarà prorogata fino al 3 luglio, perché doveva chiudere a fine aprile, quindi alla fine di questo mese, e sarà prorogata invece anche a grande richiesta di pubblico, ha avuto un grande successo a luglio, agli inizi di luglio. E quindi abbiamo avuto quest'idea perché, come sapete, la professoressa Picone è professore ordinario di restauro presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici del Paesaggio dello stesso Ateneo. E quindi tutta la sua vita è proprio dedicata al restauro dei monumenti antichi. È responsabile scientifico di numerosi accordi nazionali e internazionali promossi dall'Ateneo Federiciano sui temi della riqualificazione e del restauro delle città storiche e coordina in quest'ambito numerosi progetti di ricerca. E nell'ambito di questi accordi vorrei anche citare uno in particolare, e cioè quello fra l'università, ecco la professoressa collegata, mi dispiace Renata che non sei qui con noi, però purtroppo è al di là della nostra volontà. Cito appunto un accordo in particolare, quello tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e il Parco Archeologico di Pompei per lo svolgimento di attività di ricerca didattica finalizzata alla valorizzazione, fruizione e divulgazione del sito di Pompei. E nell'ambito di questo accordo, proprio di recente, è stata presentata un'importante pubblicazione, Pompei Insula Occidentalis, conoscenza, scavo, restauro e valorizzazione, curata dalla professoressa Renata Picone insieme a Massimo Sanna e Giovanna Greco. Tra l'altro uno degli argomenti trattati dalla professoressa Picone, che sta anche molto a cuore al Parco Archeologico del Colosseo, proprio nelle strategie del Parco Archeologico, è proprio l'accessibilità al patrimonio culturale e quindi porta avanti tutta una serie di progetti proprio su questo tema anche nell'ambito del Parco Archeologico di Pompei. E poi è autore di tantissime pubblicazioni che variano dalla storia alle teorie del restauro, alle strategie di valorizzazione e di miglioramento della fruizione del patrimonio edilizio e storico. Quindi tornando all'argomento, l'idea, come dicevo prima, di organizzare questo incontro, questo dialogo in Curia, è nata proprio durante una visita di Renata Picone qui al Parco del Colosseo, proprio alla mostra Giacomo Boni, l'alba della modernità. Come è noto, il veneziano Giacomo Boni, già in giovane età, durante il periodo formativo che si colloca tra il 1879 a circa 20 anni, lui nasce nel 1859, quindi tra il 79 e l'87, a Venezia, nella sua appunto città natale, nel cantiere del Palazzo Ducale. E qui aderisce alle teorie del restauro dei monumenti di John Ruskin, con cui intrattenne prima rapporti epistolari e poi conobbe proprio direttamente Giacomo Boni a Pisa nel 1882.
E quindi proprio quindi in mostra poi troverete in particolare la vita di Boni e all'interno della sezione contenuta nel Tempio di Romolo. E quindi proprio Boni, rifacendosi alle teorie proprio di Ruskin, riteneva che la conservazione della originalità del monumento doveva assolutamente essere mantenuta e che, questo è una cosa, un tratto molto importante, il rilievo e la fotografia dovevano essere effettuati come primo approccio conservativo. Quindi durante il suo apprendistato veneziano molti dei suoi disegni tra l'altro venivano puntualmente spediti a Ruskin, che cominciò ben presto ad apprezzare il giovane Boni. Questo approccio venne ovviamente ampiamente applicato negli anni successivi, quando appunto Boni arrivò a Roma nel 1888 e venne inquadrato nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione, con la funzione specifica di ispettore del Dicastero Conservazione dei Monumenti, e infine nel 1898 proprio al Foro Romano e successivamente nel 1907 al Palatino. Ma sei pronta, Renata? Ti sei ripresa da questa avventura? Non ti sento benissimo, Alfonsina. Ma sei pronto? Sei pronta, benissimo. Quindi non voglio dilungarmi e quindi a questo punto cedo la parola alla professoressa Renata Picone. Grazie. Bene, grazie, grazie mille. Alfonsina, mi confermi che si sente bene? Sì, assolutamente. Perfetto, allora comincio. Intanto desidero scusarmi ma di non essere a Roma in presenza come avrei voluto fortemente, perché sembra incredibile, ma come la dottoressa Russo, la direttrice Russo vi ha detto precedentemente, il mio treno che è partito alle 2:05, alle 13:55 da Napoli, mi ha riportato a Napoli alle 16:15. Quindi sono davvero mortificata, per cui sono costretta a collegarmi dal mio studio, dall'università, e non avere il piacere di incontrarvi di persona. Piacere che devo dire, dopo 2 anni di didattica online, davvero avrei gradito tantissimo. Ma purtroppo tant'è, e cogliamo anche le opportunità di le opportunità di questa abitudine oramai a una conversazione anche online che tutti noi abbiamo dovuto esperire a causa della pandemia, dalla quale per fortuna stiamo uscendo. Desidero ringraziare Alfonsina Russo per aver voluto questo mio intervento su un aspetto dell'attività di Giacomo Boni nel restauro, nell'ambito delle riflessioni scientifiche avviate dalla mostra su Giacomo Boni, L'alba della modernità, che è ancora aperta al pubblico fino al 3 luglio del 2022 nel meraviglioso parco del Colosseo. La mostra già di per sé ha costituito un'importante occasione per tornare a riflettere sulla figura poliedrica di Giacomo Boni, ma anche la pubblicazione del catalogo dell'Electa, cura di Alfonsina Russo, Roberta Altieri, Andrea Paribeni, con alcuni saggi che sono sintetici ma fanno intuire uno studio pregresso molto consistente e spesso, i saggi di molti studiosi che si sono a vario titolo occupati di Giacomo Boni e che hanno offerto un'ulteriore rilettura, un ulteriore rapido sguardo profondo e multidisciplinare sulla figura di Boni. Il mio intervento di oggi riguarderà un tema specifico nell'ambito del contributo al restauro della figura di Giacomo Boni, che è il tema della cura. La cura che deve prevenire il restauro e anche, se vogliamo, in qualche modo evitarlo. Se mi consentite un minuto, condivido lo schermo per il PowerPoint che abbiamo predisposto. Vado qui? Il primo? Questo? Condividi. Perfetto, vedete il PowerPoint? Renata, sì. Lo condividete? Sì, almeno credo. Sì, vai avanti, credo. Perfetto. No? Alfonsina, mi confermi che si vede il si PowerPoint? Vede, si vede l'invito, non so se la prima, se vai avanti riusciamo a capire. Ok. Allora, come vi dicevo, il mio intervento di oggi pomeriggio affronterà il tema della cura. Una cura che in qualche modo deve prevenire il restauro, in qualche modo anche evitarlo in senso
una cura intesa in un senso ampio come tutela del patrimonio culturale, ma anche come attenzione agli aspetti materici del patrimonio costruito, ai segni del tempo, alla patina, agli aspetti anche cromatici. E questo è il motivo per cui mi attardo sulla slide iniziale del mio PowerPoint, perché qui abbiamo voluto mettere, con l'aiuto di alcuni miei giovani studiosi, a confronto due visioni della stessa Caddario di Venezia, una di Ruskin, l'altra commissionata in qualche modo da Ruskin a Boni qualche anno dopo, che tradiscono questa assonanza fortissima dei due, soprattutto in questa ultima parte, cioè gli aspetti materici dell'architettura, la patina del tempo, gli aspetti cromatici che legano sicuramente, sono sicuramente un elemento che lega entrambe le esperienze. L'aspetto, quest'ultimo aspetto, in particolare nell'azione di Boni, restauratore, questa attenzione appunto alla cura, ai segni del tempo, alle patine, nasce sostanzialmente nella prima fase di formazione di Boni a Venezia e prende forma segnatamente nella sua formazione, nell'esperienza di cantiere sviluppata dal giovanissimo Giacomo Boni, poco più che adolescente, aveva in quegli anni addirittura tra i 15 e i 20 anni, nei cantieri della Venezia di fine Ottocento. Una Venezia in qualche modo fortemente improntata, fortemente influenzata dalla cultura della conservazione di scuola anglosassone, in particolare dalla figura di John Ruskin, all'epoca abbastanza maturo, poco più che settantenne, persona notissima nella cultura architettonica e non solo italiana ed europea, e dalla attività, come vedremo, della Society for Protection of Ancient Building, ossia, come noi italiani amiamo definirla, la SPAB, che era intervenuta, come vedremo, in quegli anni proprio nel contro i restauri progettati da Giovan Battista Meduna per San Marco, per la Basilica di San Marco, nel terzo quarto del XIX secolo. Sancendo la Society for Protection of Ancient Building con questa azione da Londra per Venezia, un concetto davvero innovativo per quella data, ossia la concezione sovranazionale del bene culturale, visto come un luogo della memoria collettiva i cui limiti prescindono i limiti geografici di un singolo Stato. Questa fase della formazione veneziana, di Boni in particolare, è affrontata nel catalogo della mostra recentemente pubblicato da un bel saggio di Sandro Franchini che affronta proprio questa fase storica questa significativa fase storica della formazione di Ruskin di Giacomo Boni a Venezia. In particolare coloro che hanno studiato, in particolare Salvatore Boscarino con un saggio su Metron del 1900 che risale al 1977, subito dopo tre anni Jean Clegg in un saggio del 1981 affermano che il rapporto instauratosi tra John Ruskin nella città lagunare ebbe il suo acme, il suo momento più alto proprio in quel periodo che va dal viaggio di Ruskin del 1869 all'ultimo soggiorno del 1888, quello che viene chiamato sostanzialmente il terzo periodo veneziano di Ruskin. Ebbene, Giacomo Boni vive nella sua fase formativa proprio questa esperienza, proprio questa Venezia in cui Ruskin ha un'influenza fortissima, la cultura anglosassone in particolare del restauro e dell'intervento sul patrimonio costruito giocava un ruolo fondamentale nella cultura architettonica e non solo della città lagunare. Quindi sostanzialmente è proprio in questo contesto che inizia a rafforzarsi il rapporto tra il giovane quasi adolescente Giacomo Boni, assistente disegnatore nei lavori di restauro a Palazzo Ducale, e la figura di John Ruskin, esperto viaggiatore, scrittore notissimo, pittore della schiera
di partner, e quindi sostanzialmente il giovane Boni viene permeato da questa figura di grandissimo impatto su di lui. Sostanzialmente in questo momento particolare della seconda metà dell'Ottocento il rapporto, la riflessione di Ruskin sul restauro acquisisce due grandi, si arricchisce di due grandi significative diciamo evidenze. La prima è quella che il pensiero di Ruskin inizia sempre più a avere una grosso, diciamo, una grossa deviazione, una grossa attrazione per un impegno sociale. Famose sono le sue conferenze proprio in questo, in questo momento, le conferenze di Ruskin presso un'associazione sindacale del Working Men's College di Londra. E proprio in questo momento il giovane Boni sente assonanze significative con questa corda del pensiero ruskiniano che in questo momento, anche se con mille contraddizioni come sappiamo, avvia questa attenzione per l'uomo all'interno del patrimonio e un uomo che viene in qualche modo minacciato da una concezione di progresso che non sempre corrisponde alla realtà. D'altro canto, dall'altro, Giacomo Boni fa parte del gruppo di giovani studiosi che si riuniscono attorno all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, che è un gruppo diciamo costituisce un milieu culturale molto vicino alla figura di Ruskin e alle teorie che con piglio giovanile stava diciamo portando avanti. D'altro canto, Boni, come sappiamo, è tra i cinque soci italiani della Society, iscritti alla Society for Protection of Ancient Building, quindi sicuramente in questo momento la figura del giovane Boni si lega in modo significativo alla cultura anglosassone della conservazione. Diventerà poi, come sappiamo, membro anche del RIBA, del Royal Institute of British Arts, architect, e ebbe, come sappiamo tutti, due lauree honoris causa a Oxford e a Cambridge, che in qualche modo vollero ricompensarlo di una formazione d'archeologo, diciamo, una formazione d'architetto poi completata, anche se imparata e diciamo conquistata sul campo, sui ponteggi, vollero diciamo ricompensarlo di un'esperienza davvero eminente nel campo dell'archeologia. Quindi, tornando a Ruskin giovane, a Boni giovane permeato della cultura anglosassone che in quel momento vedeva Ruskin e le sue teorie non solo sul restauro, come vediamo anche sull'estetica, sul paesaggio, sulla pittura, molti diciamo hanno accostato e diciamo anche anche film recenti ci hanno ricordato l'influenza che Turner ha avuto sulla formazione da pittore di John Ruskin e sul modo di osservare la realtà con questa impronta coloristica molto significativa che attraverso anche diciamo, l'eredità e l'ascito di Turner arrivano attraverso Ruskin a Boni. L'incontro avviene non a Venezia, l'incontro tra Boni e Ruskin non avviene a Venezia. Marco Pretelli, in un suo articolo del 2008, L'influsso della cultura inglese su Giacomo Boni, John Ruskin e Philip Webb, che pubblica negli atti di un convegno fondamentale per la conoscenza di Boni, gli atti del convegno che si è tenuto a Roma nel 2004 a Palazzo Altemps, in cui il convegno si chiamava Giacomo Boni e le istituzioni straniere, i cui atti sono poi stati pubblicati da Patrizia Fortini nel 2008 proprio a cura della Fondazione Flora Palatina. In questo caso il mio collega Marco Pletelli evidenzia quanto paradossalmente proprio in questo contesto l'incontro tra John Ruskin e Giacomo Boni non avviene nella Venezia di cui parliamo, piuttosto avviene in ambito toscano, nella città di Pisa.
Ma qui, come avete visto, attraverso i disegni e la sua esperienza di disegnatore assistente presso Palazzo Ducale, i lavori che allora si stavano effettuando a Palazzo Ducale di Venezia, da parte dell'ingegner Annibale Forcellini, Giacomo Boni apprende l'importanza del rilievo grafico nel progettare un intervento di restauro su un'architettura e di contro comprende da giovanissimo quanto a sua volta il modo di rilevare un manufatto appartenente al patrimonio costruito possa incidere su una capacità di lettura e quindi di individuazione di quelle specificità che in un intervento di restauro debbono necessariamente essere, trasmessi al futuro e quindi costituire uno di quegli elementi cardine delle scelte restaurative intraprese da chi si occupa del restauro. Sostanzialmente, quindi, non a Palazzo Ducale, non a Palazzo Ducale di Venezia, ma a Firenze, a Pisa, scusatemi, in terra toscana, avviene l'incontro tra John Ruskin e William Morris e Giacomo Boni. L'incontro avviene paradossalmente, come abbiamo detto, non a Venezia ma a Pisa, dove John Ruskin fa chiamare Boni perché aveva sentito da un suo collaboratore, in particolare da Angelo Alessandri, chiede ad Angelo Alessandri di mandargli a Pisa, già il giovane disegnatore Giacomo Boni, i cui disegni aveva visto in occasione dei restauri della sua presenza a Venezia, in occasione dei restauri del Palazzo Ducale, e chiede quindi ad Angelo Alessandri di fargli venire Boni perché lo possa aiutare nei rilievi dei monumenti della città toscana. Nel 1882, quindi qui vedete alcune interessanti schizzi di John Ruskin che nasce dalle meravigliose mattinate fiorentine di John Ruskin, che per noi architetti costituisce un topos irrinunciabile, un punto di osservazione ancora interessantissimo della città di Firenze. Pensate che quando Le Corbusier visita Firenze, ha in tasca una copia delle mattinate fiorentine di John Ruskin. Quindi è questa l'occasione, è il rilievo dei monumenti pisani, l'occasione che genera un incontro personale tra Ruskin e Boni. Un incontro che si reitererà per altre due volte, un'altra volta ancora in Toscana dopo alcuni anni e poi sul finire nel suo ultimo viaggio veneziano proprio a Venezia. Ma fermandoci a questo momento storico che è costituito proprio dall'incontro a Pisa del 1882 di Giacomo Boni e John Ruskin, vediamo molto interessante la pubblicazione proprio nel 1882 da parte di Giacomo Boni di un articolo che si chiama L'avvenire dei monumenti, che viene pubblicato, come vi dicevo, a Venezia nel 1882. In questo articolo, L'avvenire dei monumenti, Boni sostanzialmente ricalca in modo quasi, diciamo quasi vicino al plagio, se possiamo, ricalca alcune affermazioni contenute nell'aforisma 31 di John Ruskin. Nel 1882 Giacomo Boni dirà che il restauro è una totale distruzione di un edificio, una distruzione che non permette di raccogliere né un rimasuglio, distruzione accompagnata dalla falsa descrizione della cosa distrutta. È impossibile, impossibile come far rialzare un morto, il restaurare qualsiasi
cosa che fu grande e bella in architettura. La vita dell'insieme, quello spirito che è dato soltanto dalla mano dell'occhio dell'artefice, non può essere richiamato. Non parliamo dunque di restauro, la cosa è menzogna da capo a fondo. Ecco, in queste parole usate da Giacomo Boni nell'Avvenire dei Monumenti nel 1882, sostanzialmente ritroviamo quasi plagiato il concetto, il testo dell'Aforisma 31, che vedremo tra un attimo, dell'Aforisma 31 delle sette lampade, contenuto nelle sette lampade dell'architettura di John Ruskin. Qui vedete alcuni disegni straordinari, alcuni di questi molto noti di John Ruskin, che ricalcano la sua straordinaria capacità di cogliere dettagli scultorei, costruttivi, aspetti materici, segni del tempo, che ci parlano non solo dell'architettura nella sua forma architettonica, ma ci raccontano dei materiali, del loro stato di conservazione, degli accostamenti, diciamo, tra materiali diversi che compongono una nuova, che compongono un'architettura che è fatta non solo di forme, ma anche, come vedete, di colori e chiaroscuri. Questo approccio al rilievo, alla rappresentazione come strumento di indagine capace di narrare non solo gli aspetti formali, ma anche gli aspetti materici, a cui il disegnatore e giovane Giacomo Boni viene affascinato, si ritrova anche in alcuni disegni del viaggio nel sud Italia di Ruskin. Volevo mostrarvi per questo alcuni disegni che Ruskin fa nel suo secondo viaggio nel Mezzogiorno d'Italia. In particolare, questi sono dei bellissimi schizzi non tanto noti che Ruskin fa a Napoli. Quella è una vista di Santa Lucia e quello è un dettaglio di un'architettura davvero senza architetti, di un'architettura fatta di una forte stratificazione verticale in una città dove l'orografia, come vedete, incide moltissimo e dove il rapporto tra patrimonio costruito e caratteristiche orografiche e naturali della città è molto forte. Quindi affascina questo aspetto il viaggiatore Ruskin, che lo traduce immediatamente nei suoi schizzi. Vado veloce perché non potevo non farvi vedere qualcuno di questi schizzi che ritrae gli aspetti che Ruskin, che l'anglosassone, coglie della città. Ma veniamo invece al paragone sui temi del restauro, alla grossa assonanza sui temi del restauro e della cura, rinvenibili nella prosa di John Ruskin e anche in quella di Boni. In particolare nel libro fondamentale, quello che in qualche modo raccoglie il testimone di John Ruskin e il suo pensiero sul restauro dell'architettura, è contenuto in questo libro, Le sette lampade dell'architettura, nel quale alla lampada della memoria sostanzialmente si evidenzia la necessità che ogni architettura trasmetta la memoria del passato facendo carico anche dello scorrere del tempo. Quindi è nella lampada della memoria che John Ruskin ci elabora una lettura molto rigorosa e molto, diciamo, in qualche modo codificata del suo concetto di rispetto dei segni del tempo, intendendo per restauro non solo la necessità di trasmettere ai posteri un patrimonio che non ci appartiene, che abbiamo a nostra volta ereditato da generazioni che ci hanno preceduto, ma trasmettere un patrimonio che sia non solo, diciamo, che rispetti non solo l'atto creativo originario, ma rispetti anche tutte le fasi successive di cui il manufatto si è arricchito, che rappresentano il passaggio dell'uomo sul manufatto. È sostanzialmente quell'invito a rispettare quello che Cesare Brandi, quasi un secolo dopo, chiamerà intervallo, quella fase, quel lasso di tempo che passa tra la costruzione originaria del manufatto e la nostra percezione contemporanea. L'attenzione all'architettura nella sua fisicità viene, come vedete, anche da questi schizzi inglesi di John Ruskin,
trasmessa in tutte le sue valenze, naturalmente non esenti da un gusto pittoresco che in qualche modo sicuramente accompagna il pensiero e l'elaborazione anche artistica di John Ruskin. E qui vedete, a proposito del tema della documentazione, che sarà un altro dei temi fondanti che accomuna l'apporto di Giacomo Boni, diciamo che marca l'apprendimento del giovane allievo Boni rispetto a quello che lui chiama maestro anglosassone, è questa straordinaria attenzione non solo ai segni del tempo, ma anche alla documentazione, quindi alla rappresentazione grafica come strumento di documentazione, che deve necessariamente accompagnare non solo la fase di conoscenza, ma anche tutte le fasi successive del restauro. Da questo punto di vista, vedete, è molto interessante questo confronto con il daguerrotipo, che è come tutti sappiamo, una sperimentazione primordiale della fotografia come strumento di conoscenza. Ebbene, Ruskin è stato tra i primi a studiare l'importanza del daguerrotipo per lo studio materico per l'architettura e dell'uso del daguerrotipo come diciamo, strumento di partenza per una rappresentazione materica del patrimonio costruito. Qui in una lettera al padre Ruskin afferma: è davvero un'invenzione benedetta. Ecco cos'è. Oggi ho ripercorso in lungo e largo Piazza San Marco nel daguerrotipo e ho notato dei particolari a cui non avevo fatto caso, sostando nel luogo reale. È proprio una bella cosa poter contare su ogni dettaglio. Ecco, questo uso innovativo della fotografia e quindi delle sue prime sperimentazioni anche attraverso il daguerrotipo come strumento per osservare meglio, oltre l'armamentario dei cinque sensi, l'architettura nei suoi aspetti anche materici, è molto interessante, devo dire. Ringrazio anche il giovane studioso Luigi Cappelli che me l'ha in particolare fatto notare con grande acume. Per esempio, nella Cattedrale di San Martino a Lucca, in questo disegno, in questa slide, vedete confrontato il daguerrotipo del 1846 e lo schizzo a colori di John Ruskin realizzato il 30 settembre del 1882. Quindi, come vedete, c'è un'inquadratura che è evidentemente simile e che sostanzia in modo significativo questo paragone. Ancora per lo studio materico dell'architettura, questo è un acquerello della Cadoro, un bellissimo acquerello della Cadoro che risale a metà 800 e come vedete anche questo nasce da un'attenzione precisa del daguerrotipo attraverso il prospetto, vedete questo è il daguerrotipo del prospetto sud di San Marco a Venezia con la torre, l'orologio e le procuratie che viene in qualche modo utilizzato come base per questo bellissimo acquerello, ma ancora vedete in queste slide il tema a cui accennavo in apertura, che è il tema del grosso impegno della cultura del restauro anglosassone di John Ruskin, ma anche della Society for Protection of Ancient Building di William Morris, contro i restauri che si stavano effettuando nella Basilica di San Marco ad opera di Giovan Battista Meduna. E qui vedete in questo interessante disegno satirico, la danza di Morris, rappresentato come un leone alato attorno alla Basilica di San Marco durante appunto le polemiche per il suo restauro. Quindi questo vi fa capire il livello di condivisione che si aveva, cioè i restauri dei monumenti cittadini erano concepiti come una problematica con uno sguardo corale, erano seguiti dall'intera cittadinanza, non solo dai tecnici e dagli addetti ai lavori. Riempivano le pagine dei quotidiani, dei giornali anche satirici e venivano colti come
spunto per una riflessione attorno ai destini dell'arte che coinvolgeva, come vedete, molti di questi intellettuali. Questa è la facciata, questi sono, qui vedete molto brevemente una proposta congetturale di restauro della Basilica di San Marco. Ma ancora la satira. La satira è uno strumento straordinario per comprendere anche il rapporto tra il cittadino comune, tra colui che aveva quindi un'informazione di prima mano quasi quotidiana di quello che avveniva nella cultura architettonica italiana di metà 800, ma anche straniera in questo caso. Questo è la rivista Fun di Londra del 2 giugno 1887, e qui vedete in questa rivista come viene stigmatizzato, cioè come viene in qualche modo rappresentato il restauro stilistico. E vi mostro questa immagine satirica in cui vedete l'arte del restauro rappresentata con diciamo, l'arte antica che veniva nel Medioevo, si esprimeva in tutta la sua integrità, appunto nella sua consistenza creativa iniziale, vari accidenti per cui la colonna diventa un piccolo rudere, un semplice resto a terra, e vedete a destra con quanta sicumera il restauratore col cappello a cilindro mostra la ricostruzione stilistica del piccolo rudere che giaceva a terra. E qui questa immagine va vista chiaramente in relazione proprio con quella che possiamo mettere l'affermazione dell'aforisma 31 della lampada della memoria delle sette lampade dell'architettura di John Ruskin, che dice appunto, non in modo non dissimile da quanto dirà più tardi Giacomo Boni, il cosiddetto restauro è la peggiore delle distruzioni. Non parliamo di restauro, si tratta di una menzogna dal principio alla fine. Si può fare la copia di un edificio come la si può fare di un cadavere, ma il vecchio edificio è distrutto. E vedete, siamo nel 1849, John Ruskin afferma, idee che sono quasi letteralmente riprese nell'avvenire dei monumenti da Giacomo Boni nel 1882, in cui appunto, vi ricordate, diceva il restauro è la totale distruzione di un edificio che non permette di raccogliere né un rimasuglio. Quindi sostanzialmente non parliamo dunque di restauro, la cosa è menzogna da capo a fondo. Come vedete, siamo proprio in linea perfetta con quanto veniva detto da Ruskin. Ma veniamo adesso al tema in modo ancora più esplicito, al tema della cura intesa come intervento manutentivo, preventivo, costante che evita il restauro. Il restauro in questa notazione, nella notazione che vediamo nella vignetta di The Fan, è sostanzialmente un restauro che tende a ricostruire, a dare una nuova interpretazione a un edificio. L'edificio, sia per Ruskin che per Giacomo Boni, non è il prodotto della mano di un unico artefice, è un prodotto collettivo, è un prodotto di molti uomini che lavorano nello stesso tempo, senza queste condizioni che generano condizioni culturali, tecniche, artigianali, architettoniche, artistiche che generano il manufatto, il manufatto diviene irriproducibile. Ecco, il manufatto è per Boni, così come per Ruskin, un prodotto collettivo che è il frutto di condizioni di tempo, di luogo, di spazio che sono irriproducibili. Quindi andare a restaurare in senso stilistico alla Viollet-le-Duc un manufatto, come abbiamo visto nella vignetta, è una menzogna dall'inizio alla fine, per loro un'attività non lecita.
contro questo tipo di restauro la carta vincente è certamente la cura, la soluzione che John Ruskin prima e l'allievo Boni dopo proveranno a tirar fuori è certamente quello della cura. E qui naturalmente mi tocca leggere dall'aforisma 31 quella che è proprio forse tra le prose più note a tutti gli esperti di restauro, forse del mondo, ma sicuramente italiani oltre che anglosassoni. Prendetevi cura sulle solerte dei vostri monumenti e non avrete alcun bisogno di restaurarli. Vigilate su un vecchio edificio con attenzione premurosa, proteggetelo meglio che potete a ogni costo da ogni accenno di deterioramento, mettetegli attorno dei sorveglianti come se si trattasse delle porte di una città assediata, dove la struttura muraria mostra delle smagliature, tenetela compatta usando il ferro e dove essa cede, puntellatela con travi. E non preoccupatevi per la bruttezza di questi interventi di sostegno. Meglio avere una stampella che restare senza una gamba. Devo dire che questo tema non solo della cura preventiva che evita un restauro forzosamente ricostruttivo e quindi menzognero, ma anche del concetto del minimo intervento, no? Dell'idea di far meno e far sempre meglio, è un tema che ricorre spesso in Giacomo Boni. In particolare, sempre nell'articolo L'avvenire dei monumenti, ripeto, edito a Venezia nell'82, Giacomo Boni si lamenta fortemente dell'assenza di manutenzione, che più che la negligenza è spesso il motivo per dar luogo a un più ampio intervento. In Boni, inoltre, a proposito del concetto di minimo intervento, che è molto interessante, è presente nei suoi testi la riprovazione per ciò che eccede lo stretto necessario, no? Nell'intervento. E lui in particolare dice una frase che vi voglio leggere perché mi sembra davvero interessante. Nel 1882 i restauratori non si fermarono a domandarsi cosa era sufficiente alla ricostruzione del palazzo, ma bramarono di migliorare gli intagli bizantini e la lavorazione dei marmi. La piccola modifica è una grande perdita. Quindi sostanzialmente sul tema del minimo intervento Boni dimostra ancora una volta di avere una modernità visionaria, no? Che sicuramente lo accomuna a tanta riflessione contemporanea sul restauro e egli non ammette interventi ricostruttivi eccessivi, ma nemmeno interventi di amputazione di parti per raggiungere effetti di uniformità, come egli stesso dice. Se per l'uso il valore valga la pena di perpetuarlo, se ne costruirà una copia o se ne conserverà il rudere, arriva a dire a proposito di un edificio fortemente degradato che appunto lui ritiene sia meglio conservare allo stato di rudere e affiancare, se proprio l'uso da inserire all'interno di quel rudere è necessario alla collettività, ritiene più lecito intervenire con un intervento di restauro che sia di conservazione dello stato di rudere, di intervento minimo e conservativo e con la progettazione di un nuovo manufatto che si affianca a rudere. Torna il tema della cura nella bellissima prosa di Ruskin e tutto questo fatelo amorevolmente, con reverenza e continuità. Lasciamo che quel giorno venga apertamente il tema della morte del monumento che ricade in Ruskin, in vero ricade anche in Viollet-le-Duc nella voce restauro del dizionario ragionato dell'architettura francese di Viollet-le-Duc, quasi coevo, e ritorna anche in Boni sicuramente. Lasciamo che quel giorno venga apertamente senza inganni e non consentiamo che alcun sostituto falso e disonorevole lo privi degli uffici funebri della memoria. Ecco, in questa stessa frase Boni aveva detto, egli afferma, dunque, aveva detto a proposito di questo: la vita dell'insieme dello spirito non è stato soldato alla mano dell'occhio dall'artefice, non può essere richiamato. La cosa è menzogna da capo a fondo. E quindi il
tema della morte dell'opera che giunge a un certo momento, che deve essere accettata così come si accetta la morte di un essere vivente, è un tema che ricorre in tutti e tre. A proposito del contesto culturale in cui tutto questo avviene, sicuramente se parliamo di concetti di minimo intervento, un cenno va fatto non solo alla fondamentale aforisma di John Ruskin, ma anche a un francese che è il Napoléon Diderot, che fonda nel 1844 gli Annales Archéologiques, quindi persona molto nota in ambito archeologico, in quale però aveva divulgato in tutta Europa questa massima che finisce per influenzare, a mio avviso, molto significativamente anche la prosa di Boni. In materia di monumenti antichi, meglio consolidare che riparare, meglio riparare che restaurare, meglio restaurare che rifare, meglio rifare che abbellire. In nessun caso bisogna aggiungere nulla, ma soprattutto niente sopprimere. Questo è un concetto fondamentale che ci apre un interessante punto di vista sul contesto storico della cultura del restauro che anima questo momento di teorizzazione della cura e del minimo intervento nel campo restaurativo. Il tempo in cui lavora Giacomo Boni è un tempo che viene permeato a livello di tutela in modo significativo dalla presenza, dalla circolare Fiorelli, che sicuramente è un riferimento fondamentale da seguire in questo momento storico nel restauro dei monumenti. La circolare è la circolare attuativa redatta appunto da Giuseppe Fiorelli, che viene a valle di un decreto ministeriale dell'anno precedente e fissa le linee da seguire proprio nel restauro dei monumenti. Nella circolare Fiorelli del 1882 emerge l'attenzione al rilievo che abbiamo visto con particolare attenzione permeare la formazione di Giacomo Boni nel cantiere di Palazzo Ducale e poi seguire nel corso del tempo anche successivo l'evoluzione dei restauri. Ma come vedete è una circolare che dà un'indicazione, dà un peso molto forte all'esame storico-artistico del monumento, condotto attraverso le fonti indirette, quindi attraverso una ricerca storica, ma anche attraverso un'opera di rilevamento molto significativa. Gli architetti e gli archeologi di quel tempo saranno dei grandissimi disegnatori sul campo en plein air che ritraggono il manufatto con un contatto diretto con esso sul campo e poi, tornando in studio, lo razionalizzano attraverso la rappresentazione secondo le proiezioni di Monge. E questo è quanto avviene anche nel campo della formazione di tutti gli architetti esperti di restauro che lavorano in Italia intorno alla metà dell'Ottocento, che saranno i veri e propri grandi riscopritori del metodo di Monge. Quindi questa grande attenzione alla rappresentazione del manufatto, anche durante nel corso dei lavori di scavo e consolidamento e restauro che veniva fatto immediatamente a valle dello scavo, la necessità di redigere un progetto, che è un altro elemento fondamentale che chiaramente non può che coinvolgere Boni architetto nel suo essere innanzitutto architetto, quindi la necessità di raccontare prima di intraprendere i lavori, di effettuare un progetto, una relazione, dei disegni, una stima dei lavori, che sono tutti concetti per noi oggi più che naturalmente acquisiti, ma che in quel momento significano una svolta di metodo di grande significato. La verifica dell'esecuzione dei lavori è un altro aspetto importantissimo al quale Boni darà un contributo fondamentale. Sicuramente la circolare Fiorelli, questa è una bellissima foto di un viaggiatore francese a Pompei, Normandi, il quale nella Casa del Fauno a Pompei realizza quella che noi chiamiamo divinazione, ossia la restituzione grafica dello stato originario presunto.
E qui vedete quanto le disposizioni per lo studio dei restauri mirano a ottenere che si conosca bene il manufatto su cui intervenire, e quindi questo tipo di rappresentazione a volte resta esclusivamente una rappresentazione, appunto una rappresentazione grafica, una divinazione, in altri casi invece influenza l'operatività e diventa invece una guida per un intervento di ripristino, diciamo, molto significativo. In questo contesto non possiamo naturalmente non fare riferimento alla figura di Camillo Boito e alla terza via che egli individua nel voto degli ingegneri e degli architetti del 1883, nel quale appunto il torna il tema fondamentale della cura come alternativa al restauro. Egli ci dice il miglior mezzo per raggiungere la conservazione è il mantenimento di essi, cioè è la manutenzione, la cura sono l'elemento, l'anello della catena fondamentale che appunto ci porta a guardare sempre al manufatto e a poter intervenire mantenendone e conservandone e rispettandone l'autenticità. In questo percorso naturalmente è fondamentale l'influenza del culto moderno dei monumenti voluto da redatto da Alois Riegel nel 1910 come elemento di introduzione alla legge di tutela tedesca, nel quale sostanzialmente torna il tema della vita, torna il tema della manutenzione legata all'uso e alla vita del manufatto, che diciamo introduce anche quei valori di autenticità tra i tanti legati ai valori di autenticità e di antichità che sono un elemento importante nel panorama diciamo europeo sul restauro, che fa da sfondo all'attività di Giacomo Boni. In questa breve panoramica sul contesto europeo non può mancare sicuramente il contributo dato dai letterati e in particolare dal contributo dato da alcuni letterati come Vittorio Hugo nella Francia post-rivoluzionaria nel suo fondamentale volume Guerre aux démolisseurs, ma anche la Bande Noire più di tutti, in cui Vittorio Hugo ci ricorda che ci sono due cose in un edificio, l'uso e la bellezza. E la bellezza, come sappiamo e ricordiamo tutti, appartiene a tutti, mentre l'uso è del proprietario, e sancendo così, come spesso dico anche ai miei allievi, la prima enunciazione ufficiale del concetto di bene culturale come bene pubblico per eccellenza. Ma dice subito dopo, Vittorio Hugo si affretta a dire, una sorveglianza attiva dovrà essere esercitata sui nostri monumenti. Quindi il tema della custodia, della sorveglianza, della veglia amorosa, della cura, della manutenzione, che sono i presidi della bellezza. In tutto questo naturalmente si dipana il contributo di Boni restauratore, in particolare di questo aspetto specifico di Boni restauratore che in questo momento mi preme evidenziare, ossia il concetto della cura che viene vista anche e soprattutto nelle teorie di Boni come la garanzia della autenticità del manufatto. Quindi la cura passa attraverso il rispetto dell'autenticità del manufatto su cui si interviene, e l'autenticità è anche per Boni garanzia di qualità. Naturalmente, come sapete molto bene, la vita di Boni vive due fasi fondamentali. La prima, quella formativa, diciamo che lo vede giovanissimo sui cantieri e solo successivamente sui libri. Ecco, questa formazione che non parte dallo studio, ma parte dal campo, dalla frequentazione dei cantieri, dall'attività di rilevatore e quindi anche di osservatore, perché non dimentichiamo mai che il disegno è la prima forma
ermeneutica di interrogazione sull'opera. E quindi questo è con l'occhio del disegnatore, il giovane Boni inizia a osservare le architetture, a capirne quei valori permanenti, quei valori materici che il restauro come cura deve rispettare. Quindi c'è questa prima fase da disegnatore a Venezia e poi a partire dal 1888, la seconda fase in cui viene coinvolto nell'amministrazione della tutela alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti, con allora diretta appunto, come abbiamo visto, da Giuseppe Fiorelli, e diciamo, dal 1895 inizia a lavorare al Palatino, ma dal 98 fino alla morte il Palatino costituirà, come tutti sappiamo, e come ha detto molto bene Alfonsina Russo nel bellissimo saggio che conclude il catalogo sulla mostra, è il tema della sua vita, sarà da quel momento il tema della sua vita che lo prenderà in totale pienezza. Il giovane Boni, come abbiamo detto, nasce autodidatta e vive la Venezia di fine Ottocento come appunto il contatto sul campo. Ecco, questo sono i due disegni dai quali abbiamo tratto la matrice per la locandina di questa mia chiacchierata pomeridiana, e qui vedete il fondamentale rapporto con l'Arts and Crafts Society che in qualche modo involve Boni, il giovane Boni, negli anni in cui Ruskin frequenta Venezia, e in particolare introduce nel mio discorso un terzo personaggio che ha una significativa impronta su Boni e sulla sua, appunto, su questa percezione degli aspetti materici e coloristici dell'architettura che devono essere mantenuti attraverso una cura costante, che è Filippo Webb, il pittore Filippo Webb, che avrà un lungo carteggio con Boni. Tutti sappiamo anche dalla lettura del carteggio tra Boni e Ruskin che il rapporto tra i due non fu mai effettivamente paritario, trattandosi comunque di un giovane architetto in formazione, disegnatore e di un grande maestro accreditato in tutta Europa, mentre troviamo grandi spunti di interesse nelle interlocuzioni nelle lettere tra Boni e Filippo Webb, in cui appunto si parla pariteticamente di questioni anche di percezioni visive con grande cognizione, e Filippo Webb sarà appunto insieme a Boni proprio in quegli anni associato della Society for Protection of Arts and Building, quindi anche nel milieu culturale della società. Questo sodalizio di Filippo Webb con Boni fu molto significativo. Egli, appunto, come abbiamo anche già velocemente detto, è stato socio onorario della Society for Protection of Arts and Building, socio onorario del RIBA, e ottiene, come abbiamo detto, la doppia laurea honoris causa a Cambridge e Oxford. Naturalmente il ruolo di Boni immediatamente dopo la fase di crollo per schiacciamento del campanile di Venezia, avvenuto il 14 luglio del 1902, è significativa. Nel frattempo Boni aveva acquisito anche diciamo una sua consapevolezza, per cui sostanzialmente viene coinvolto in modo significativo nel crollo, nelle fasi del crollo e della ricostruzione della chiesa. In particolare in questa fase diciamo, egli contribuì alla individuazione dei reperti, al dibattito su cosa fare, alla querelle su cosa fare del campanile di Venezia. Anche in questo caso mi piace ricordare che la mostra di Vista Napoli Nobilissima, fondata da Benedetto Croce, dedicò molti articoli, tra cui in particolare uno dell'ingegnere Marino Niola, che diceva appunto
appunto si schierava contro la ricostruzione all'identique del campanile, questo a testimonianza di quanto poi le questioni dei monumenti patri, come si diceva allora, venivano sentiti come questioni di attualità in modo davvero significativo da tutta la cultura del tempo. Sicuramente l'applicazione dello scavo stratigrafico che Boni contribuisce a codificare negli anni in cui lavora, e questo rappresenta forse per parere unanime uno dei suoi lasciti più significativi, l'applicazione dello scavo stratigrafico aiuta, attraverso lo studio delle fondazioni del campanile di San Marco, a risalire alla reale conformazione delle fondazioni e quindi a comprendere anche la natura del piano fondale e a indagare anche sulle questioni tecniche. Ecco, io su questo vorrei un attimo soffermarmi. Boni ha una straordinaria capacità di comprensione della struttura, della parte strutturale dell'architettura, e da questo punto di vista è molto interessante comprendere che è molto interessante leggere tra le parole di Boni le considerazioni, la condanna che Boni fa di alcuni tecnici, di alcuni ingegneri che vogliono applicare una lettura della struttura antica usando dei parametri della scienza moderna, in qualche modo essendo incapaci di calarsi nella mentalità del costruttore e anche dell'arte del costruire che aveva animato il costruttore. Questo concetto è, devo dire, molto interessante, perché la critica di Boni, leggendo proprio le parole di Boni di critica nei confronti dei tecnici che leggono le strutture antiche con parametri moderni, ho riflettuto su quanti errori si sono fatti sui nostri manufatti storici e sul patrimonio costruito archeologico e architettonico, applicando ad esempio criteri adatti al campo elastico lineare a un campo che è invece quello della meccanica dei solidi, quello della architettura in muratura fatta di massa, no? Di massa continua e di appoggi continui, e quanta impreparazione, soprattutto fino agli anni 80 del Novecento, i nostri ingegneri hanno applicato verso gli edifici storici che sono stati per molti anni guardati con le stesse lenti, analizzati con gli stessi criteri elastico-lineari di un mondo che non ha nulla di elastico-lineare come quello dei solidi del patrimonio archeologico e architettonico. Quindi anche in questo caso Boni dà un contributo tecnico di grandissimo valore lo fa anche, come molti sanno, in occasione del restauro della statua nella piazzetta lì vicino al campanile di San Marco, dove progetta in modo molto significativo una struttura, un'ossatura che poteva tenere in piedi la statua del leone. Vado molto velocemente nella seconda parte, perché il mio obiettivo non è assolutamente parlare di Boni al Palatino, quanto piuttosto della filiazione del tema della cura dalla sua prima esperienza formativa a Venezia, dalla conoscenza personale con John Ruskin, di cui appunto quasi praticamente plagia il testo che trae dai suoi manufatti, che Ruskin pubblica nelle Sette Lampade, ma anche, e qui torna un elemento molto interessante, sugli aspetti legati alla flora. E qui voglio sicuramente tornare, andiamo molto velocemente su questi aspetti che sono stati studiati, ampiamente da molti colleghi, anche archeologi, ma mi piace ritrovare in alcuni disegni, in alcune osservazioni che Boni, amministratore della tutela, quindi Boni
impegnato nei restauri del Palatino fa, questa attenzione all'aspetto strutturale, questa intuitiva concezione che gli fa immediatamente intuire qual è il comportamento strutturale del patrimonio costruito e anche l'onestà intellettuale con la quale mette la stampella, ecco come dice Ruskin nell'aforisma 31, preferisce in alcuni casi mettere delle semplici stampelle, dei semplici pilastrini in ghisa per sorreggere, come nel caso del restauro dell'Apis Niger, la struttura e favorire la lettura di alcune fasi della fabbrica al fruitore. In questo caso, appunto, l'approccio scientifico che egli applica allo strato stratigrafico viene restituito in qualche modo anche nella lettura degli elevati, che resta un suo fondamentale punto di partenza. I rilievi archeologici con il pallone sono un capitolo straordinario che questa mostra, aperta fino al 3 luglio, mette in mostra oggi anche al Palatino e che ricorda questi aspetti importantissimi della documentazione per il restauro e per la cura. E quindi i principi sostanzialmente espressi da Boni per la conservazione dei ruderi sono quello dell'attenzione alla conservazione non solo degli aspetti formali ma anche della fisicità materica, che è di chiara affiliazione raschiniana, come abbiamo visto, e che garantisce un rispetto dell'autenticità in qualche modo, come dice lui, non facendo mentire le vestigia dell'opera originaria, e in alcuni casi accentuare la differenza tra il nuovo e l'antico anche attraverso degli effetti pittorici, delle dissonanze cromatiche che non vadano tuttavia a turbare quell'armonia pittorica che per lui è fondamentale. Sulle integrazioni naturalmente lavora anche sulla suggestione, le teorie che si erano nel tempo sedimentate, in particolare penso al voto degli ingegneri e degli architetti del 1883 redatto sotto gli indirizzi di Boito, nel quale si parla di integrazioni per linee di sviluppo. Anche in questo senso quel concetto di minimo intervento che abbiamo visto già teorizzato da Boni nell'articolo citato torna nuovamente, in quanto dice: quando trattasi di strutture lapidee, i nuovi massi non siano lavorati con gli antichi, ma abbiano la semplice superficie del sasso spaccato. Quindi il tema della distinguibilità che serve a decifrare il segno del restauro in un'ottica del rispetto appunto dell'autenticità intesa come qualità, come permanenza della qualità. Un altro aspetto interessante, diciamo mutuato fortemente da Boni in questo periodo, da Ruskin nel periodo di loro grande assonanza, soprattutto veneziana, e riportato anche nell'attività di scavo e restauro di Boni a Roma, è l'attenzione per la vegetazione, che come tutti sappiamo confluirà nella pubblicazione La Flora Palatina del 1912 di Boni, ma anche nell'utilizzo della vegetazione come elemento possibile per una reintegrazione della lacuna architettonica, una reintegrazione allusiva che consenta al fruitore una ricostruzione mentale delle vestigia senza andare a intaccare l'autenticità del manufatto, senza intaccare il testo originale. Quindi qui vedete l'immagine della ripubblicazione della versione della nuova riedizione di Flora Palatina di Giacomo Boni, in cui sostanzialmente ritornano gli insegnamenti fondamentali di Boni sul tema di quelle che lui chiamava le pellicce erbose. Vorrei far lì, cara Flora Palatina, vorrei far sentire l'influenza educativa emanata dall'amoroso rispetto alle piante di cui mostrano aver gran bisogno taluni visitatori. E qui torna il tema del patrimonio costruito inserito nella natura, in sinergia con esso, che si lega naturalmente alla cultura inglese del tempo, alle teorie sulla bellezza e sul sublime, naturalmente non esenti da
dall'estetica del pittoresco che ritroviamo in molti coevi, diciamo, artisti di scuola inglese, tra cui la bellissima foglia di Ruskin che vedete a destra conservata nella Morgan Library, che segna proprio questa assonanza, questa straordinaria, diciamo, riconoscimento dell'importanza della flora come amorevole elemento da accostare al rudere, all'architettura conservata nei suoi aspetti di autenticità e quindi di qualità. Naturalmente fa uno sforzo di grande classificazione tassonomica, mostrando anche tutto l'entusiasmo di una curiosità mai sazia che poi permea l'uomo Giacomo Boni in tutte le sue manifestazioni. E qui vedete l'essenza arborea nell'area del Palatino, in cui appunto utilizza queste zolle erbose come esperimenti anche di difesa dai ruderi nel rispetto a una vegetazione infestante che lui cataloga in modo alternativo rispetto a una vegetazione che invece ha il ruolo di calare nuovamente il rudere di archeologia all'interno di un contesto di natura. Naturalmente l'impiego della vegetazione come trattamento della lacuna, come possibile soluzione per una ricostruzione spaziale, per una riconfigurazione potenziale del tutto, è suggerita da Boni, viene realizzata in molti casi, è questo un intervento del Tempio di Venere a Roma che vede chiaramente il fondamentale contributo anche di Nunez, che interviene in questa ricostruzione e che sicuramente si lega a questo concetto della cura che in questo caso viene applicata al manufatto costruito, all'archeologia, all'architettura, ma anche affiancata al ciclo vitale dell'elemento vegetazionale, che diventa uno dei tanti lasciti che Ruskin lascia nel giovane allievo Boni. Grazie, io avrei finito. E grazie. Grazie Renata, un applauso. Non so se ci senti. Anche da lontano, e mi scuso ancora per questo, ma davvero peccato. Accollarmi le colpe delle ferrovie dello Stato e di Trenitalia, ma purtroppo è incredibile, ma è successo in un tratto tra Roma e Napoli di un'ora, ma è successo. Va bene. Io purtroppo non sento bene. Non senti? Quindi, se i tecnici possono farmi. Non so se. Allora, visto che l'ora è tarda, non so se ci sono domande sia da remoto. Da remoto mi dicono no, dai nostri ascoltatori sul web. Se invece ci sono domande qui in sala. Visto che ci sono diversi. Adesso proviamo un attimo con un altro computer a sentirti. Ecco. Visto che ci sono diversi architetti qui. Attraverso la diretta su Facebook. Dicevo, visto che ci sono in sala diversi architetti, non so se qualcuno vuole intervenire. Io posso fare solo delle considerazioni, nel senso che però già cose dette anche in occasione della mostra, nel senso che appunto in quel periodo erano in nuce tutta una serie di principi che poi sono rientrati nelle prime leggi di tutela del nostro, a partire dalla circolare di Fiorelli, ma poi successivamente soprattutto con la legge del 1909 e poi il testo del 1939, ma poi il senso della cura oggi noi lo vediamo come monitoraggio e manutenzione programmata, una cura attenta, costante dei monumenti che ovviamente evitano, no, degli interventi massicci sui monumenti stessi, quindi questo è un principio importante tra l'altro tra i nostri le linee strategiche del nostro parco. Noi abbiamo un progetto molto importante proprio su questo, a breve tra l'altro presenteremo i primi risultati proprio in una seduta pubblica, quindi non lo so se ci sono domande in sala.
gli architetti non intervengono. No. Quindi hai soddisfatto in pieno tutti quanti, per cui ti ringraziamo, Renata, non so se ci senti. Ecco, c'è anche questa difficoltà. Ti ringraziamo molto e speriamo di averti... Fonsina, ti sento molto bene attraverso Facebook. Facebook. Quindi, visto che non ci sono domande, ti ringraziamo e speriamo di averti di persona qui al parco e quindi di averti presto in una prossima occasione qui al parco. Grazie, grazie e saluto tutti i presenti sia in sala sia da remoto. Grazie a tutti, al prossimo appuntamento che sarà il 21 aprile. Grazie, grazie a tutti. Grazie Renata.